Jasmine Carrisi, a Generazione Z, grazie e buonanotte Jasmine. Allora, ti vedo splendida. Grazie. Come è andata questa avventura in Georgia? Benissimo. Ballando? Benissimo, ho provato a imparare a ballare e ce l'ho messa veramente tutta ed è stato veramente super divertente. Ho portato anche un po' di Italia in Georgia. È cosa importante, veramente. Cosa importante. Sei tornata davvero splendida. Intanto ti ho chiesto subito, sei fidanzata? Perché ho visto delle storie su Instagram con un bellissimo ragazzo, no? No, non ancora non è arrivato, non è ancora arrivato il momento, e questa qui è la quarta volta che vengo qui, sì. Ancora e sarà anche la prima delle, di tante, esatto. Tante altre, cioè niente. Niente ancora. Ma è solo un amico? Sì, sì, sì. I ragazzi che posso sono tutti amici. Perché secondo te ancora dici, dai questa risposta? Perché credo di essere troppo concentrata su di me in questo momento e poi soprattutto ad oggi secondo me, cioè per la nostra generazione Z. Generazione Z, appunto. Siamo in tema. Ecco. Non è proprio facile perché adesso c'è tanta libertà, cioè le persone hanno voglia di libertà secondo me. E non vogliono legarsi. Sì, tu sei un po' fatta all'antica, nel senso che per te, no? O no? Un po' e un po'. Un po' e un po'. Però, insomma, vuoi una storia, se ti leghi, deve essere una storia seria. Sì, sicuramente deve valerne la pena. Ecco, deve valerne la pena, non un flirt passeggero. Hai l'esempio dei tuoi genitori, che ormai stanno insieme, insomma, veramente da tanti e tanti anni. 23, Albano e Loredana Lecciso. E mamma è sempre più contenta della tua carriera. All'inizio la sentivo, ecco la mamma con papà, la sentivo un po' dubbiosa, perplessa, ma forse sarebbe meglio che facesse altro, invece adesso è proprio felice, felice, felice. Che cosa è cambiato? Cosa l'ha convinta? Forse la mia tenacia, l'impegno che ci sto mettendo, soprattutto dal punto di vista musicale, quindi sicuramente sarà l'impegno e poi ormai anche il fatto che sia cresciuta e comunque la mia idea sia bene o male rimasta sempre quella. Andiamo a sentire che cosa dice mamma Loredana Lecciso a proposito dei suoi figli, Jasmine e Bido, poi c'è anche Brigitta, la primogenita. Guardiamo. Se dovessi contestare qualcosa a me, non la contesterei dal punto di vista mediatico, ma nemmeno un po', ma proprio zero. Forse mi contesterei come madre. Perché? Avrei potuto fare sicuramente qualcosa in più nei confronti dei miei figli. Sai, le mamme non sono mai poi totalmente soddisfatte. Ma nei confronti a livello professionale di tutti e tre i figli, cioè Brigitta, Jasmine e Bido, tutti e tre o forse solo uno? Ma sì, col senno del poi è chiaro che vorrei, cioè sicuramente dedicherei molto molto più, non mi perderei nemmeno un attimo di loro, della loro crescita, cioè a tornare indietro vivrei tutto concentrato esclusivamente sui miei figli. Questa era Loredana, proprio da me, la prima puntata di Storie di Donne al Bivio del nuovo ciclo 23-24. E lì mi stupì molto, perché invece io ricordo che ho di questa donna, che conosco veramente da tantissimi anni, è proprio quella di una mamma attenta, di una mamma anche preoccupata. Mi ricordo una volta eravamo a Cellino e lei era piccola, 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 quel giorno non voleva mangiare e sua mamma era tesissima. E dico, ma perché sei così? No, perché sai, Jasmine non ha mangiato. Vabbè, dico, ma sì, piccola, ma insomma non era neonata. Quindi quelle dichiarazioni mi hanno spiazzato. Tu come le hai prese? Anch'io mi contesto sempre come figlia. Ah, ecco, è bella questa cosa. Quindi secondo me col senno del poi è più facile dire avrei potuto fare questo, quest'altro, ma non è stata molto presente, anzi è stata proprio una cozza, se posso dirlo. Quindi molto attaccata a te, sì. No? Molto. Sì, sì, molto attaccata a me. A me poi in particolare rispetto agli altri, perché comunque ero la femmina più piccola, quindi per entrambi i genitori, sai, la femmina più piccola è sempre... Mi è sempre trattata meglio degli altri, si può dire. Certo, forse mi hanno iniziato un po' di più. Il rapporto invece con Bido com'è? Il rapporto con Bido è bilanciato, equilibrato. Litighiamo perché comunque siamo i più vicini di età, siamo cresciuti insieme, quindi litighiamo, ma allo stesso tempo andiamo anche super d'accordo. D'accordo. Poi tra l'altro viviamo insieme a Milano, quindi
ci tocca andare d'accordo. Convivere, sì. Assolutamente convivere. Sì. E allora andiamo a sentire invece papà Albano. Tu sei un po' la cocca di papà. Lo sì, dici, dai, lo guarda. Dico, lo dico. Eh sì, è la verità. Lo dicono tutti, ma è la verità. Albano Carrisi. Io so che lascerà Cellino semplicemente perché è una tradizione. È bello nascere in un luogo, è bello rispettare quel luogo dove sei nato, ma è anche altrettanto bello e indispensabile crescere. E si cresce viaggiando, si cresce facendo nuove esperienze, conoscendo nuovi mondi, e più esperienze hai, più il cervello si allarga, più capisci, sprovincializzi il tuo modo di esistere. Quello che ho fatto io tantissimi anni fa lo sta facendo lei. Anche lei ha deciso che vuole venire a Milano a studiare all'università, e mi sembra una cosa giusta e doverosa. Eccolo qui papà, giusta e doverosa. Lascerà Cellino, ma insomma, eh? Abbiamo lasciato Cellino, non del tutto. Non del tutto. Perché comunque amo Cellino tanto quanto amo Milano. Però lui ha una mentalità super aperta, anche se viene da una generazione completamente diversa. Assolutamente. Super open, quindi era felice anche che io dovessi partire. Cioè, gli piace quando conosco nuovi ambienti, allargo i miei orizzonti. Adesso quali sono i tuoi progetti? Musica sicuramente. Musica. Cosa stai preparando? Adesso ho preparato un singolo che a breve uscirà. E poi ho intenzione di preparare un EP, quindi un piccolo album di 6-7 brani. Papà cosa dice? Come si sta evolvendo questa carriera secondo lui? Lui è contento, cioè riconosce che il genere è molto diverso dal suo, però mi dà una grande mano. E, tipo per esempio ieri stavamo capendo come editare il nuovo singolo che sta per uscire, e siamo stati lì tipo un'ora, gliel'ho fatta sentire 10 volte, dicevo ma secondo te va bene, devo cambiare qualcosa, quindi è super di supporto. Adesso ormai insomma la strada è segnata e quindi Jasmine andrà lontano, molto molto lontano. Grazie a Jasmine Carrisi e adesso